Quando la storia si ripete, anche le livree si ripetono e ci capita magari di vedere una foto e di pensare: oh cavolo, questa è una McLaren, per poi accorgersi che magari si tratta di tutt'altra vettura. Ecco, oggi seguiamo un'idea che ci ha mandato il nostro fan Tommaso in posta nella pagina qualche mese fa e vi raccontiamo di quelle volte che le livree sono comparse su macchine diverse con lo stesso main sponsor a distanza di anni. Bentornati sul canale della Formula 1 dimenticata. Come vedete oggi è un video un po' diverso. Abbiamo raccolto una proposta che ci ha inviato il nostro fan Tommaso Bartalena sulla pagina Facebook, che non è che proprio ci ha detto: ragazzi, dovreste fare un video su questa cosa. No, lui ce l'ha scritto dall'inizio alla fine, quindi lo ringraziamo veramente tanto per l'impegno che ha messo nell'inviarci questo messaggio e abbiamo deciso che a luglio, con il caldo, con appunto quest'afa che monta, è giusto anche fare dei video un po' più leggeri, come quello delle livree che abbiamo fatto qualche mese fa. Se non l'avete visto, lo ritrovate nel canale. Oggi parliamo di livree, appunto, che sono comparse diverse volte su diverse vetture. Prima di proseguire, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a condividere questo video con i vostri amici appassionati di Formula 1, appassionati di corse, appassionati, perché no, anche di design, perché alla fine andiamo a parlare anche di questo, e ovviamente a mettere un bel mi piace al video per supportare il nostro lavoro. Abbiamo anche, senti cosa ti dico, un nuovo link per le magliette. Abbiamo deciso di cambiare, stiamo testando un'altra piattaforma. Se volete trovare le nostre magliette con anche qualche chicca in più, le trovate lì. Bene, detto questo, un'ultima cosa, vi lancio una sfida: se questo video raggiunge 5.000 mi piace, un altro video sulle livree, perché vedo che è un argomento che a voi interessa parecchio e a me appassiona veramente tanto. Ma cominciamo con la prima, la vedete già qua alle mie spalle, la livrea iconica della McLaren di Senna e Prost, la livrea Marlboro con i baffi. E se vi dicessi che non è comparsa soltanto su quelle vetture? Pensate che questo design ha resistito sulla McLaren per oltre 20 anni, dal 1974 al 1996. Tutte uguali, adesso noi ce la inventiamo delle livree Red Bull che sono uguali da circa 10 anni. Andate a chiedere ai designer della McLaren, che dal 1974 sono rimasti completamente senza lavoro. Ma oltre alla McLaren, nel 1972 questo design lo abbiamo visto anche sulla BRM P160 con Jean-Pierre Beltoise al volante, che la portò anche alla vittoria al Gran Premio di Monaco di quell'anno. E non solo, i più affezionati alfisti, tra cui ovviamente Paolo Bitta, che salutiamo, si ricorderanno anche che l'Alfa Romeo tra il 1979 e il 1983 ha sfoggiato il design Marlboro, che ultima ma non ultima è comparso anche sulla Iso Marlboro, e direi è grazie al Coulthard, nel 1973 e 1974, anche se in questo caso presentava anche del verde scuro sulle pance. Quindi un design iconico che è rimasto negli occhi, nei cuori e nella mente di tutti gli appassionati, rimasto impresso ovviamente per le gesta di grandi piloti come Jean-Pierre Beltoise, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, ma anche per altri tipi di vetture un po' più dimenticati che a noi piace sempre ricordare. Non solo nel caso della Marlboro, ma nei primi anni 70 BRM e McLaren si copiarono a vicenda la livrea della Yardley, azienda cosmetica che produceva dopo barba, profumi, eccetera, che colorò le vetture con i suoi classici colori bianco, nero, rosso e oro, tra l'altro facendoli diventare praticamente dei pacchetti, delle confezioni di profumo ambulanti, perché lo stesso design era sia sul profumo che sulla... cioè non ci si sono neanche impegnati a cercare un altro design, no, hanno proprio detto: vogliamo la nostra confezione dei profumi sulla macchina. Allora hanno detto: perfetto, lo facciamo subito, e voilà. Adesso, vabbè, questa andava citata per forza, anche se è in realtà la scuderia che ha cambiato nome e non il contrario, però effettivamente, se ci pensiamo, la BVT con la sua livrea da pantera rosa ha sponsorizzato prima la Force India e poi il Racing Point, quindi
se proprio vogliamo dire che sono due diverse scuderie, dai, erano due diverse scuderie, no, erano la stessa con un nome diverso, ma a questo si aggiunge anche l'Alpine, che nelle prime gare di questa stagione del 2022 sfoggia una livrea rosa con le pance blu, chiaramente influenzata dallo sponsor BVT. Quindi livrea che sta pian piano comparendo in praticamente tutte le categorie del motorsport, dove la BVT piazza il suo rosa iconico, il suo rosa simbolico, e anche in Formula 1 non ha fatto eccezione. Che poi sia bella, questo è un altro discorso, sono gusti personali. Personalmente, va bene, andiamo avanti. Abbiamo parlato prima, accennato alla Red Bull che ci propone la sua livrea anno dopo 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 anno, ma non tutti ce lo sanno che l'aveva già fatto in precedenza, quindi è ancora meno originale quella che vediamo oggi, perché nella Sauber del 1995 spiccano i colori appunto dei Bibitari, sponsor principale delle vetture svizzere. Mancava solo il musetto giallo che comparve poi alla fine degli anni 90, nel 97-98, dove cominciamo a vedere quella livrea Sauber che poi ci è rimasta nella mente e nei cuori. Poi ovviamente la Sauber diventa Sauber Petronas, quindi la livrea cambia, aggiunge l'azzurrino Petronas che oggi vediamo per esempio su Mercedes, ma possiamo dire che quella del 95 è stata il prototipo dell'attuale design della Red Bull, perché praticamente, se consideriamo lo schema di colori, è proprio quello. Beh ragazzi, la livrea Martini bianca è iconica nel motorsport, non solo in Formula 1, per esempio è divenuta famosissima nel mondo delle gare endurance e rally con Porsche e Lancia, ma anche in Formula 1 l'abbiamo vista in due diverse occasioni. Per la prima volta negli anni 70, più precisamente nel 1975, sulla Brabham BT44, che tra l'altro Carlo Spase portò alla vittoria, la sua unica vittoria in carriera, per poi essere riproposta dalla Williams in anni molto più recenti, 2014 al 2018. Ovviamente è un design che ci rimane molto più fresco nella memoria, perché l'abbiamo vista guidata da grandi piloti della nostra epoca: Felipe Massa, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Sergei Sirotkin, e li ho detti in ordine di importanza crescente. Qualcuno potrebbe ricordare anche che la livrea Martini ha una sua variante rossa e la associa, chi conosce bene la storia della Formula 1, magari alla Brabham BT45 del 1976 con Carlos Reutemann alla guida. Ma prima di questa vettura fu portata in pista da un altro team, un team italiano, la Tecno dei fratelli Pederzani di Bologna, in particolare dal 1972 al 1973 con al volante Nanni Galli e Chris Amon, quest'ultimo autore, ve lo ricorderete per la puntata di Piloti Sfigati, dell'unico punto nella storia del team, ovvero il sesto posto al Gran Premio del Belgio 1973. Seguirono poi tra l'altro alcune battaglie tra lo sponsor Martini e la piccola scuderia emiliana. Lo sponsor Martini prediligeva un'auto progettata interamente in Inghilterra, insomma si crearono delle frizioni e la livrea cadde per poi essere riutilizzata appunto dalla Brabham 3 anni dopo. La storia della Benetton in Formula 1 è particolare. Dapprima entrato come sponsor di scuderie e poi diventato un team vero e proprio, nei primi anni di attività in Formula 1, sia da sponsor che poi da scuderia, si è caratterizzato per l'utilizzo di un particolare schema di colori che prevedeva una macchina completamente verde. Lo troviamo per esempio sulla Tyrrell 82-83, poi nel biennio successivo sulla Alfa Romeo e nel 1986 proprio sulla Benetton, quindi un design che si ripete nel tempo, che poi verrà cambiato e ricambiato da Benetton, che darà colori su colori su colori alla propria monoposto fino poi a trasformarsi nel corso degli anni. Ma anticamente i colori della Benetton prevedevano questo schema verde con alcuni spunti di rosso, e anche nel momento Alberto Angela l'abbiamo messo qui. Prossima. Una vettura italiana rossa con la fascia bianca sul cofano motore, con lo stesso sponsor tabaccaio Marlboro.
Stiamo parlando della Scuderia Italia 189 o della Ferrari F93A? No, stiamo parlando di tutte e due, perché è praticamente una la fotocopia dell'altra. Probabilmente la Dallara lo fece per, non lo so, ingannare le telecamere, farsi inquadrare di più, o per far venire più infarti possibili ai tifosi Ferrari ogni volta che ne veniva inquadrata una ferma? Non lo sapremo mai. Probabilmente, magari in futuro, saremo in grado di chiederlo a qualcuno, chi lo sa. Nel frattempo rimaniamo col dubbio. Sponsor Birraio, livrea dorata, una coppiata che più cafona non si può, piacerebbe tantissimo a Mango. Oh, no. Vabbè, per i più giovani a Gue Pequeño, vabbè, diciamo, vabbè. Comunque l'abbiamo vista su due vetture su due tipologie di vetture diverse. La prima su una Escort privata guidata dal baffuto Harald Hertel al Gran Premio di Germania 1975 e poi sulla Arrows. La Arrows dal 1978 al 1980, per esempio con Riccardo Patrese, ha presentato questa livrea. E questa è la prima dei due sponsor alcolici che troviamo in questa carrellata. Ma adesso alziamo un po' di più la gradazione alcolica e passiamo a un altro tipo di livrea. E infatti eccoci qua con la Jägermeister, che troviamo nel 1976 sempre al Gran Premio di Germania, questa volta però su una March 761 guidata da Stuck, e poi nella stagione 1989 viene vista sulla carrozzeria della Eurobrun, vista tra molte virgolette, dato che in quell'anno la Eurobrun non riuscì mai a qualificarsi per una gara. Però questa livrea arancio con il caratteristico cervo della Jägermeister è oggettivamente davvero molto bella. Chiudiamo con un caso davvero particolare. Siamo nel 1976 e troviamo la stessa livrea su tre vetture diverse nella stessa stagione sportiva. Per esempio la troviamo sulla March di Ronnie Peterson, che vince al Gran Premio d'Italia, la troviamo sulla Penske di John Watson, che vince il Gran Premio d'Austria, e la troviamo anche sulla Ensign di Chris Amon al Gran Premio di Gran Bretagna. Quindi stesso sponsor per tre scuderie diverse, sponsor che però effettivamente portava bene, perché su tre vetture ha colto due vittorie, quindi diciamo che è andato anche piuttosto bene. Lo sponsor era First National City, il Traveler's Check, diciamo, saltava certo di carrozzeria in carrozzeria, però comunque ha avuto i suoi bei risultati. Oltretutto, piccola curiosità, se voi andate a vedere le foto di Ronnie Peterson in quel Gran Premio d'Italia, noterete che la vettura è priva delle scritte dello sponsor, ma ancora con i colori. Se andiamo a cercare altre foto di altre sessioni dello stesso Gran Premio, notiamo che le scritte sono coperte alla belle meglio con il nastro nero americano. Probabilmente lo sponsor non versò i finanziamenti promessi e la March si rifece cancellandolo dalla propria vettura, ma rimanendo con i suoi colori che erano stati assegnati dallo sponsor. E quindi possiamo dire effettivamente che abbia vinto una gara, perché oggettivamente sulla vettura la scritta non c'era, però i colori sì. Vabbè, rimaniamo con questo dubbio. Se qualcuno sa di più su questa storia, sulla storia dello sponsor sparito della March della First National City, ce lo scriva nei commenti, che magari poi quando racconteremo la storia di questa scuderia la andremo a ripescare. Io intanto ringrazio ancora il nostro fan Tommaso, che ci ha inviato tutto questo script, e non scherzo, era proprio tutto scritto nella nostra casella postale. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi reinvito a iscrivervi al canale, vi ricordo 5.000 mi piace, andiamo con un altro video sulle livree, un altro video speciale che abbiamo già in mente, quindi raggiungiamolo il prima possibile e ve lo sforniamo. Intanto grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!